coscione. Il testo del libro è Italos, perché siamo arrivati a faccio pratica appunto agli studenti. Per la premiazione io inviterei qui sul palco un altro consigliere comunale, Vincenzo Pagliaro, che ho visto prima qua. Vincenzo Pagliaro è presente? Vincenzo Pagliaro, ecco. Facciamo quindi premiare a un altro giovane consigliere del Comune di Monte Santa Lucia, in questo caso la premiazione che farà appunto il consigliere Vincenzo Pagliaro sarà per la rivisitazione storica del Risorgimento italiano, appunto la terza edizione, e andiamo a premiare il terzo classificato, sezione ricerche, tesi e studi, che è stato conferito tra l'altro a una ragazza di Motta, Elena Mancuso. Presente Elena Mancuso? Elena Mancuso, che per lo studio su le radici dei mali del sud, imparare dal passato per vivere al meglio il futuro, con la seguente motivazione: ha evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza nei giovani meridionali sulla vera storia del sud. Quindi non vedo la Mancuso, però sarà a tua cura sicuramente poi presso la casa municipale di consegnare questo attestato. Grazie a te Vincenzo. Poi abbiamo invece la seconda classificata, e anche qui mi farebbe piacere che venisse un po' con un altro consigliere, Simona Rende. Sì. E in questo caso la consigliera Simona Rende andrà a premiare il premio conferito a Rosalinda Rosato, che invito a venire qui per la premiazione. Qui abbiamo la seconda classificata, sempre sezione ricerche, tesi e studi, per lo studio su E poi fu il Risorgimento, con la seguente motivazione: racconto breve scritto anche con termini ricercati che fa rivivere il brigantaggio attraverso gli occhi di un adolescente che finirà fatalmente per morire in difesa del proprio territorio. Premia la consigliere Simona Rende. Grazie. Patrizio Ruffo. Il merito di questo libro è di aver riproposto ai lettori un libro scritto da Domenico Petromasi, protagonista diretto degli eventi, che racconta in modo preciso appunto le gesta del cardinale Ruffo e di tutti gli altri comandanti della famosa ripresa del regno dopo l'invasione francese, con la creazione della discutibile Repubblica Partenopea. Il libro di Petromasi ha il pregio di essere molto obiettivo nei giudizi e lucido nel racconto, anche quando è l'esercito realista a macchiarsi di reati contro la popolazione, rea di essersi schierata con i repubblicani o addirittura in un caso ingiustamente. È un libro importantissimo per divulgare il vero racconto di una spedizione gloriosa che spesso viene raccontata in modo artificioso nei libri di storia, completamente a vantaggio degli occupatori francesi e non dal popolo indigeno meridionale, autore di un'impresa senza precedenti e che probabilmente non si ripeterà più. Il libro è preceduto da un'ottima prefazione dei curatori e della ristampa, da leggere quindi e divulgare. I premi li consegnare al presidente della giuria. Prego, professore. Diciamo che la motivazione è molto più breve rispetto a quella, quindi è una sintesi di due righe su quelle 10 righe. Va bene. Se per la consegna così facciamo una foto, se vi girate verso... Forse neanche accorto.
condivisa la vita, la passione, le paure, l'entusiasmo di un gruppo di persone a cui l'annessione al Piemonte non ha dato alternative, anche o forse soprattutto per la complicità con i conquistatori e le solite profittatori ascari meridionali, una razza senza la cui estinzione il meridione non troverà mai il suo riscatto. Premia il componente della giuria Longo. Prego. Sui bastioni di Capua sventolava ancora la bandiera di Francesco II. L'esercito era in sfacelo, le popolazioni in fermento ed incerte del domani. E a San Pietro, infine, faceva ritorno con la tunica a brandelli Domenico Fuoco. Il suo reggimento era sedato a Garibaldi. Ed egli era tornato nel paese natio col cuore in tempesta e nel suo tugurio, accanto alla vecchia mamma malata, alla quale mancavano le medicine e il vitto, fantasticava sul proprio avvenire, che intravedeva fosco e penoso. Un giorno rompeva pietre sul ciglio della strada nazionale e il sindaco mise sottosopra la di lui Stamberga e un messo fu mandato a chiamarlo. «Che cosa comandate?» disse Fuoco. «Dovete tornare al reggimento», gli fu risposto in tono risoluto. «Il mio reggimento si è dato a Garibaldi», soggiunse l'ex militare. «Il mio re è scappato a Gaeta. Vossignoria, mi lasci dunque in pace e rifletta che sono un povero diavolo e difetto di pane e di vesti». Le insistenze in seguito si fecero più vive e nel meriggio di una giornata di maggio, mentre l'infelice operaio sbocconcellava un tozzo di polenta, fu circondato, gli fu ordinato di partire subito e alle giustificazioni fu risposto con le busse. Girovagò affamato per la campagna, passando le notti nascosto nei fienili, e quando seppe che insultavano la sua madre derelitta, che un giorno l'avevano quasi trascinata asmatica e febbricitante nelle carceri di Mignano, gli occhi gli si iniettarono di sangue. «E per la Madonna! Non vogliono proprio smetterla di cimentarmi! Le sofferenze inflitte a quella vecchia me le pagheranno e finché non mi saprà assestare una palla ai lombi farò piangere anche Cristo!» E sventuratamente mantenne purtroppo la promessa. Motivazione della giuria sul premio. Attraverso gli occhi di uno straniero giunto in soccorso del regno delle due Sicilie vengono esaminati i fatti avvenuti nell'Italia centrale intorno al 1860. Vengono descritte le trame segrete attuate da Cavour utilizzando finti patrioti per inscenare inesistenti nuoti popolari. Gli imbrogli di vari plebisciti messi in atto per annettersi legittimamente il territorio dello Stato Pontificio. E si scopre che la storiografia ufficiale non ha preso neppure in considerazione gli scritti della principale spia del servizio di Cavour, Curletti, in cui racconta tutte le nefandezze commesse in palese violazione del diritto. Così come non sono state prese in considerazione le lettere di cardinali che indicavano a Delagrange le attività politiche segrete che il Piemonte stava mettendo in atto per conquistare lo Stato Pontificio e il Regno delle Sicilie. Tutto quello che non permetteva di costruire la favoletta del Risorgimento è stato occultato per 150 anni, compresi i furti compiuti da Savoia nei territori occupati. Facciamo fare la premiazione alla dottoressa Barbara Carullo, consigliera comunale, dicevamo, del comune. Grazie. La pratica costante della manipolazione dell'informazione, alla quale spesso e volentieri facevano ricorso i rivoluzionari piemontesi, è confermata da Max Smith, il quale dedica una corposa e indulgente biografia al conte di Cavour, che di queste operazioni era l'astuto e insuperabile regista.
adottò quella che chiamava la corretta pratica di sussidiare i giornalisti e veniva talvolta impiegato denaro attinto ai fondi della polizia segreta per pagare i giornali. Il grande storico inglese, allo scopo di ammorbidire il giudizio un po' troppo tagliente, usa il termine occasionalmente, facendo intendere che Cavour abbia fatto ricorso alla corrotta pratica soltanto in circostanze particolari e di estrema gravità. E invece, soltanto qualche pagina appresso, rincara pesantemente la dose. Negli anni 1857-59 dozzine di articoli scritti per lo più da Farini e Artom furono piazzati su giornali stranieri e le loro minute indicano che Cavour ne sorvegliò personalmente la stesura. Essi comparvero soprattutto in Francia e in Inghilterra, ma anche in Spagna, Germania e Svizzera. La mistificazione dell'informazione dunque, in un'epoca in cui cominciavano a diffondersi i quotidiani, fu un'azione ricorrente messa in campo da chi aveva tutto l'interesse a deformare la realtà dei fatti. E il tutto era così abilmente orchestrato dal sistema di controinformazione che una notizia, sia pure spudoratamente falsa, rilanciata in grande stile e in bella evidenza dai giornali dell'epoca, finiva per essere considerata vera ed inequivocabile. E così lo scopo era brillantemente conseguito. Ecco perché Lord Henry Wellesley, conte di Crawley, ambasciatore inglese a Parigi, giudicava Cavour un personaggio infame. Un politico senza principi che aveva distrutto la propria reputazione agli occhi di ogni uomo onesto. Motivazione della giuria sul premio. Attraverso gli occhi di uno straniero giunto in soccorso del Regno delle Due Sicilie vengono esaminati i fatti avvenuti nell'Italia centrale intorno al 1860. Vengono descritte le trame segrete attuate da Cavour utilizzando finti patrioti per inscenare inesistenti moti popolari, gli imbrogli di vari plebisciti messi in atto per annettersi legittimamente il territorio dello Stato Pontificio. E si scopre che la storiografia ufficiale non ha preso neppure in considerazione gli scritti della principale spia del servizio di Cavour, Urletti, in cui racconta tutte le nefandezze commesse in palese violazione del diritto, così come non sono state prese in considerazione le lettere di cardinali che indicavano a Delagrange le attività politiche segrete che il Piemonte stava mettendo in atto per conquistare lo Stato Pontificio del Regno delle Sicilie. Tutto quello che non permetteva di costruire la favoletta del Risorgimento è stato occultato per 150 anni, compresi i furti compiuti da Savoia nei territori occupati. Facciamo fare la premiazione alla dottoressa Barbara Carullo, consigliera comunale, dicevamo, del Comune. Grazie. La pratica costante della manipolazione dell'informazione, alla quale spesso e volentieri facevano ricorso i rivoluzionari piemontesi, è confermata da Max Schmidt, il quale dedica una corposa e indulgente biografia al conte di Cavour, che di queste operazioni era l'astuto e insuperabile regista. Adottò quella che chiamava la corretta pratica di sussidiare i giornalisti e veniva talvolta impiegato denaro attinto ai fondi della polizia segreta per pagare i giornali. Il grande storico inglese, allo scopo di ammorbidire il giudizio un po' troppo tagliente, usa il termine occasionalmente, facendo intendere che Cavour abbia fatto ricorso alla corrotta pratica soltanto in circostanze particolari e di estrema gravità. E invece, soltanto qualche pagina appresso, rincara pesantemente la dose. Negli anni 1857-59 dozzine di articoli scritti per lo più da Farini e Artom furono piazzati su giornali stranieri e le loro minute indicano che Cavour ne sorvegliò personalmente la stesura. Essi comparvero soprattutto in Francia e in Inghilterra, ma anche in Spagna, Germania e Svizzera. La mistificazione dell'informazione dunque, in un'epoca in cui cominciavano a diffondersi i quotidiani, fu un'azione ricorrente messa in campo da chi aveva tutto l'interesse a deformare la realtà dei fatti. E il tutto era così abilmente orchestrato dal sistema di controinformazione che una notizia, sia pure spudoratamente falsa, rilanciata in grande stile e in bella evidenza dai giornali dell'epoca, finiva per essere considerata vera ed inequivocabile.
e così lo scoppio era brillantemente conseguito. Ecco perché Lord Henry Wellesley, conte di Crawley, ambasciatore inglese a Parigi, giudicava Cavour un personaggio infame, un politico senza principi che aveva distrutto la propria reputazione agli occhi di ogni uomo onesto. Da circa 30 anni, per quello che riguarda le nostre battaglie, ricordo quella telefonata commovente, come commovente per me questa serata, per tanti motivi, prima di tutto perché sono qui, io non conoscevo Motta Santa Lucia, ringrazio voi per avermi fatto conoscere in questo modo così bello stasera. Io vi inviterei a riflettere su due parole di questa serata, il premio letterario e Giuseppe Villella, perché molto spesso stando dentro le cose non ci accorgiamo di quello che facciamo, no? Non ci rendiamo conto di quello che facciamo. Io credo che voi possiate rendervi conto di quello che state facendo magari fra qualche anno, invitandovi a non mollare mai su questa strada, di questo progetto che inizia diversi anni fa, 2014, ma che deve continuare con una piazza sempre più piena, con sempre più partecipanti, perché fatemi dire, per quello che riguarda noi studiosi, autori di questi libri, per quello che ci riguarda noi siamo disabituati alle gratificazioni, quindi vi ringrazio il doppio stasera, perché noi scrittori di un'altra storia siamo poco abituati ad essere gratificati con i premi, siamo più abituati a combattere, come facevano i briganti, e poco abituati alla gratificazione, ma vi invito a riflettere soprattutto sulla prima parte di questa serata, che è quella relativa ai giovani che sono stati premiati. Ho sentito prima alcune ricerche legate alla viticoltura in questa zona qui, nel periodo preunitario, l'emigrazione, i collegamenti tra la questione meridionale del passato e quella del presente. Credo che tutto questo debba farci riflettere, perché è questa la strada giusta, non c'è nessun dubbio che è questa la strada giusta. Proprio quello che riguarda il libro, furono le mie prime ricerche archivistiche, io non ho antenati nobili, non ho diciamo discendenze nobiliari nel mondo borbonico, nelle corti nobiliari, però la prima domanda che mi feci quando mi specializzai in archivistica era quella legata alla nostra mentalità, ma può essere che al sud non avevamo questa benedetta mentalità imprenditoriale? Può essere mai che tutto questo ce l'ha insegnato l'Italia Unita? Qualcosa non quadrava nel racconto che mi avevano fatto nei libri di scuola, dall'elementare fino all'università, fino alla specializzazione e poi su quelli di testo che ogni anno studiamo nelle nostre scuole. E quindi da lì iniziai un percorso di ricerca archivistica per contarmi una sull'altra le fabbriche che invece in questo territorio avevamo, anche in questo territorio. L'indice di produttività industriale nella zona di Catanzaro era pari a 0,78%, era pari a città come Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, a tante altre città del Veneto e del resto del nord. Qualcosa è successo evidentemente in queste zone, qualcosa è successo se nel 1860 qui si contavano 1938 abitanti e se nel 1861, pochi mesi dopo, se ne contavano 1720. Mancano all'appello su 1900 abitanti più di 200 persone, tutti briganti uccisi, non lo so, con le ricerche fatte anche con Pinaprina nel corso di questi anni qualcosa da brividi nelle cifre è venuto fuori, ma certo è che mancano 200 abitanti a Motta Santa Lucia dopo 10 mesi all'unificazione italiana, certo è che dopo 10 anni questi abitanti erano meno di più di 200, anche oltre 400, certo è che oggi, me ne sono reso conto oggi visitando Cosenza, anche questi dintorni, queste città sono deserte. Motta Santa Lucia conta 871 abitanti nel 2011. Qualcuno ci deve spiegare, non noi, ma qualcuno ci deve spiegare che cosa è successo a Motta, a Catanzaro e in tutto il sud dell'Italia, se gli abitanti nel 1860 erano 1938 e nel 2011 sono 871. Allora a cosa serve questa storia? A cosa serve capire che in questa terra qui c'erano delle industrie tessili, si lavorava la seta, si lavorava la lana, si lavorava il rame, si lavorava all'industria estrattiva o si lavorava nei porti, c'era un'estesa portualità in tutta la Calabria, i pastifici già industrializzati a due passi da qui, anche a Catanzaro. Che cosa è successo? Che cosa ci hanno fatto in questi 100 giorni? Ci hanno fatto quello che io quando ero piccolo raccontavo come la colazione del meridionale, no? Cioè, se noi apriamo i nostri mobili, i nostri scaffali, i nostri frigoriferi, il 99% di quello che mangiamo, che utilizziamo tutti i giorni, viene dal nord. E lo dico, non lo dico io, ma lo dice anche un docente universitario come Paolo Savona, attuale ministro, non credo ancora in carico, che non è neoborbonico, non è meridionale tra l'altro, il quale ci dice che tutti gli anni il sud consuma circa 63 miliardi di beni e servizi presi dal nord. Ora dobbiamo fare le battaglie nord contro sud o sud contro nord, anche se poi in fondo da 150 anni abbiamo la metà, i nostri ragazzi hanno la metà dei diritti di quelli che vivono a Bergamo, a Brescia, a Milano, per non dire poi a Bruxelles, a Barcellona,
nel resto dell'Europa e del mondo. Dobbiamo semplicemente iniziare a difenderci il nostro. E questa è una battaglia di legittima difesa, non ci interessano le politiche, le leghe, i partiti, le elezioni, ci interessa che noi dobbiamo iniziare a difenderci il nostro, e il nostro qui a Motta parte anche dai libri di stasera, da qualche ricerca fatta da me e dagli altri amici, dagli altri colleghi, soprattutto dalle ricerche fatte dai ragazzi che sono stati premiati, e parte anche da un simbolo importante come Giuseppe Villella. Perché se qualcuno si sta battendo, ripeto, un paio di amici che si stanno battendo veramente col coltello tra i denti da oltre 10 anni, Amedeo e Francesco, con le ricerche e con i comitati Lombroso, perché Villella è il simbolo di un certo sud dimenticato, calpestato, umiliato. Scusatemi, io non so, le ricerche belle su questo tema le ha fatte Francesco un po' di anni fa, ma chi aveva il diritto, brigante o meno, brutto, sporco o meno, di prendere questo signore che abitava qui, che camminava per queste stradine circa 150 anni fa, e portarlo a 1085 km di distanza? Giuseppe Villella è morto nel carcere di Pavia a 1085 km di distanza. Chi aveva il diritto di farci questo? Villella è un simbolo positivo per noi, diventa un simbolo positivo se lo associamo, come avete fatto voi stasera, a un premio letterario. Per qualcun altro è un simbolo negativo, ecco perché si oppongono, ecco perché fanno le cause, i ricorsi, le cassazioni e così via. Noi dobbiamo continuare questa battaglia. È una battaglia fatta di simboli, la vita è fatta di simboli, e Villella può essere il simbolo del riscatto di Motta, di Catanzaro, di tutto il sud. Noi combattiamo semplicemente per questo. Lo dico sempre, se avessimo difeso i delfini o le foche, con tutto l'affetto e il rispetto per le foche e per i delfini, probabilmente stasera c'erano la telecamera di G3 Calabria, di Canale 5, e arrivavano pure 1 milione di euro di finanziamenti, cose che non arrivano in genere quando si parla di questi temi. Però noi dobbiamo continuare su questa strada, che è quella che noi abbiamo indicato come associazione da tanti anni, senza avere nessun intento politico e meno che mai monarchico, che è quella della memoria, perché dalla memoria possiamo passare all'orgoglio, e dall'orgoglio possiamo e dobbiamo passare al riscatto. Io mi sono stancato di insegnare ai miei ragazzi di Scampia, che faccio diplomare ogni anno, la rassegnazione. Noi dobbiamo avere il diritto di partire, ma non dobbiamo essere costretti a partire, visto che queste terre, come dice la Svimez, si stanno desertificando. E da qui deve partire questo input, questa nuova strada, che è quella che possa garantire ai nostri ragazzi, ho 2 figlie piccole, che io non vorrei vedere partire. Se Anna Chiara e Vittoria decideranno un giorno di partire, devono decidere da sole. Deve essere una scelta, non può essere una condizione necessaria alla quale ci hanno abituati da 150 anni. Pari diritti nord-sud. E questi pari diritti si acquisiscono con le radici, con l'orgoglio, come diceva giustamente prima Amedeo, e anche con serate come questa qui, e anche, fatemelo dire, con un po' di soddisfazione per chi fa questo da tanti anni e fa queste battaglie, e ripeto, è abituato a combattere che a ricevere gratificazioni come quella di stasera, per cui non posso che ringraziarvi veramente con tutto il mio affetto. Grazie. Grazie professore. Sì, grazie per il bellissimo messaggio che è stato, hai lanciato, del quale ho avuto il piacere, insomma, che venisse proprio dato da te, perché sei la persona più accreditata per poterlo fare. Come dicevi, chi aveva il diritto di deportare Villella? Ma insieme a Villella, con la famosa legge Pica, che molti di noi conoscono e molti disconoscono, con la famosa legge Pica furono una legge eccezionale fatta nel 1863, una legge eccezionale, cioè mentre nel nord Italia vigeva una legge penale con i reati di un codice normale, qui ci fu una legge eccezionale, la legge Pica. Infatti fu una legge incostituzionale perché veniva applicata solo nei territori del sud, dove fu introdotto il reato del brigantaggio. Molti centinaia e migliaia di persone furono fucilate. Io ho letto diversi processini. Sulla maggior parte dei processi le motivazioni di queste fucilazioni ai presunti briganti, perché non c'era nessuna prova certa, le motivazioni maggiori erano vox populi, cioè bastava una voce nel paese, un'indicazione del sindaco di allora, un semplice sospetto per far sì, in base a questa eccezionale legge, una legge incostituzionale, una legge
che non dava l'opportunità di difesa come avviene nei tribunali normali, perché a giudicare questi nostri concittadini, questi nostri conterranei, non erano dei tribunali ordinari come avveniva nello stesso periodo al nord, erano dei comitati dove facevano parte il procuratore del re, dove facevano parte il prefetto e due componenti. Solo queste persone potevano giudicare e mandare la fucilazione istantanea, non solo i presunti briganti, ma addirittura assieme a loro fucilare parenti, mogli e figli, bambini, piccoli, minorenni trucidati, con una legittimazione statale dell'Unità d'Italia. Mi fa piacere che mi riprenda anche la professoressa Mirice, che l'aveva molto attenta a questo mio intervento. E quindi una legge anticostituzionale, una legge che ha condannato, ecco i dati che diceva il professore De Crescenzo, ma dove sono andate a finire tutte questi nostri conterranei? Non solo la fucilazione, ma l'articolo 2 di questa legge, una legge fatta da poco, di pochi articoli, 5 poi estesi a 9, addirittura prevedeva la deportazione coatta, il domicilio coatta al nord, la maggior parte in Toscana, al nord, e quindi il domicilio coatto per un anno, poi prorogato per più anni. E sapete come avvenivano questi domicili coatti? Questi domicili coatti avvenivano sulla base sempre di una dichiarazione di questa commissione, ma sapete come avvenivano? Prendevano i certificati penali e bastava una denuncia, cioè quindi non una persona sentenziata con sentenza definitiva come avviene in tutti gli stati democratici, ma addirittura bastava quindi una semplice denuncia, una semplice pendenza di giudizio affinché queste persone venivano prese, i nostri conterranei prese e deportate al nord, nelle carceri del nord. Ora non abbiamo dati certi che Villella si trovi al nord in base a queste leggi PICA. Questi non li abbiamo, alcuni studiosi dicono di sì, altri no. Certamente, voglio dire, in quegli anni furono fatti dei soprusi da quello che era definito il Stato unitario, lo Stato unitario. Ecco perché i nostri giovani devono conoscere la nostra storia. Sì, ti do poi subito la parola. E quindi ecco perché è importante, come diceva il professor De Crescenzo, queste serate, per parlare, per confrontarci, anche su opinioni e su basi differenti, per carità, però con dati di fatto. Perché un conto che un qualcosa lo dice Amedeo Colecino, che non è uno storico, un qualcosa che lo dice il professor De Crescenzo, gli altri autori premiati stasera, che sono persone che stanno sui libri e che sono topi, forse una parola un po' spregevole, di archivio da decenni, e che quindi parlano con dati di fatto. Detto questo, io prima di passare la parola e poi non parlo più, mi corre di nuovo l'obbligo di ringraziare l'amministrazione comunale, come vedete fatta da giovani. Il sindaco manda i suoi saluti perché per un imprevisto questa sera non può essere qua, però mi piace, ecco, ridare la parola al Presidente del Consiglio assieme a Barbara per un saluto e per un ringraziamento. Sono giovani che apprezzo perché non stanno facendo tanto, anche se in poco tempo, non solo su questo aspetto, ma anche su tante altre cose. Ma voglio solo dire una cosa. Sì. Sulla legge PICA. Lì nasce il sistema. Con la legge PICA nasce il sistema bilaterale della giustizia. Praticamente c'erano due canali di giustizia. Quella ordinaria e quella speciale. Se voi oggi controllate la legge sui pentiti, ha lo stesso spirito, la stessa struttura della legge PICA. Né più e né meno. Io non sono un giurista, ho assistito a un convegno a Napoli di un docente della Federico II in cui praticamente ci hanno spiegato questo sistema a binario della giustizia, e poi c'è quel bellissimo libro di Gaetano Marabello, La legge PICA, quando lo leggete vi rendete conto, ma caso Tortora sembra attualissimo, sono le stesse dinamiche, lo stesso spirito che è rimasto. Quindi quando qualcuno dice a cosa serve fare la storia e parlare del passato, non è né una forma di retroguardia o di nostalgia, ma è un'attualità enorme.
attualità enorme, quindi non è cambiato assolutamente nulla, ma chi è esperto di materia, e io sono divulgatore nient'altro, soprattutto chi è laureato in legge e sta a studiare certe dinamiche e certe leggi, si rende conto che la legge Pica è attuale anche oggi in maniera diversa e vige in questo paese. Grazie. Grazie a te per il contributo. Do la parola al Presidente del Consiglio per un ringraziamento e poi al professore Cefalì per la chiusura finale, va bene? Quindi grazie. Buonasera. Innanzitutto, prima di passare ai ringraziamenti formali, volevo precisare che sono pienamente d'accordo con i pensieri dei vincitori dei primi premi, perché essendo un ragazzo di 21 anni, ho fatto la circa due anni fa, portandola, sono stato l'ultima generazione, portando la tesina mi sono reso conto, ho portato ancora ricordo l'Ars Dicendi dei dittatori, cioè, mi affascinava molto il saper parlare di queste persone, diciamo, totalitarie. Mi sono reso conto che, come diceva il Signore, ci sono vari aspetti, vari testi di libro che indicano vari aspetti e cose molto diverse. Quindi poi l'alunno è costretto a farsi un'idea propria e proprio da lì nascono poi i libri. Quindi mi affascina molto il suo pensiero, anche quello del professor Di Callo, che è venuto dalla Puglia, Santarelli, da Riccardi, vi chiedo scusa, mi ricordo Maurizio Zambardi, per la prima volta, che l'ho conosciuto, quindi magari i cognomi me li dimentico. Non lo sai ricordare. È stata una bella esperienza, più bella di quella dell'anno scorso, speriamo di continuare. Buonasera a tutti. Che mi hai detto, basta che manda persone, che sono troppi libri, ne possiamo fare. In effetti colpa tua. Ci ha messo in imbarazzo, guarda, veramente è stata difficile. E mi sono fermato perché ne avevo altri 5-6 da mandare. Meno male. L'anno prossimo. Il prossimo anno si farà. Buonasera a tutti. No, voglio solo dire, guarda. Buon rientro. No, solo una cosa. La cosa fantastica è i giovani, vedere un consiglio comunale, tutti i ragazzi, i giovani è qualcosa di incredibile, in un paese dove non si fanno più figli, dove ormai la natalità è sotto zero, vedere i giovani che stanno in prima linea, che ormai forse saranno inesperti, saranno tutto quello che vogliamo, ma sicuramente sono meglio di noi e sicuramente è bello vederli che stanno in prima linea con il loro entusiasmo e con la voglia di fare. Veramente faccio i complimenti più sentiti a tutto il Consiglio Comunale e alla manifestazione che sta veramente bella. Grazie a tutti, scusate, ma questo saluto ai giovani bisogna fare, sennò altrimenti quello che facciamo non serve a niente. E vista da molti come un problema, invece deve essere considerato. Siamo stati un grande popolo, abbiamo una grande storia, non c'era alcun bisogno che arrivasse Garibaldi per insegnarci la libertà. Sapevamo difenderla da antiche virtù, avevamo difeso in 100 passaggi della storia. Siamo stati grandi quanto gli altri, qualche volta più degli altri. Siamo stati civili quanto gli altri, qualche volta più degli altri. Ringrazio. No, un lavoro abbastanza duro, come diceva prima l'amico ingegnere Francesco Cefalì, perché i libri, cioè i testi, i saggi sono tutti di alta qualità, quindi non è stato semplice poi riuscire a decidere chi arriva primo, chi arriva secondo e chi di seguito. Purtroppo poi alla fine una graduatoria, una classifica, bisogna pur farla, e quindi fra poco ascolterete un po' quello che abbiamo fatto. Io, diciamo, mi trovo in questo premio perché lo faccio quotidianamente con i ragazzi, essendo dirigente scolastico. Faccio anche delle lezioni a questi ragazzi, perché io prima di fare il preside facevo il professore e insegnavo pure storia, tra le altre cose, storia e filosofia. Io ho sempre ripetuto questo e voglio che capiscano questo: noi abbiamo una identità di cui dobbiamo essere fieri, noi meridionali in genere, questa è la cosa più bella, quindi non dobbiamo, come dire, tenere la testa bassa perché siamo meridionali, anzi dobbiamo essere orgogliosi di questa nostra identità, che addirittura affonda le proprie radici nella Magna Grecia, quindi abbiamo addirittura origini molto nobili che
zone dell'Italia o d'Europa o del mondo non riescono a vantare. Quindi io credo che di questo dobbiamo essere fieri e contenti. È un momento, questo, diciamo, di revisionismo storico nel senso buono del termine. Benedetto Croce diceva che la storia è sempre continuamente una revisione. Anche la guerra del Peloponneso, se noi scriviamo oggi di quella guerra, la rivisitiamo e quindi diventa anche questo revisionismo storico. Sicuramente, come dire, non, i libri di testo non sempre rispecchiano la verità, sono stati sempre di parte, sono sempre le storie dei vincitori. Non lo so, se uno legge un libro del periodo fascista è chiaro che quel libro è fatto in un modo, poi ci sono i periodi nostri repubblicani e sono fatti in un certo modo, sono taciuti dei fatti, sono messi in evidenza altri fatti. Però voglio dire, poi pian piano ciò che sembra sommerso con il tempo viene a galla. E questo grazie a voi anche, grazie a tutti questi studiosi, scrittori che di seguito che vi impegnate, ci impegniamo un po' tutti perché si riesca a trovare un po' il bandolo della matassa. Non dico la verità perché il concetto di verità è un concetto molto vago spesso nella storia, però si riescono a trovare, come dire, a tirar fuori documenti, ad evidenziare fatti che in passato non erano state evidenziate. E questo forse è il bello della ricerca storica, e questo lo facciamo fare anche ai nostri ragazzi, che sia chiaro. Diceva l'ingegnere Ceffelì che l'anno scorso la mia scuola ha vinto il primo premio perché aveva fatto una ricerca molto bella, molto interessante sul brigantaggio, ma ne ha fatte tante altre, ma non solo sul brigantaggio, su tante altre tematiche storiche. Quindi è importante che i giovani si approccino a queste tematiche, a queste problematiche, e quindi li facciamo lavorare molto negli archivi di Stato, proprio per tentare, non dico di trovare chissà che cosa, perché è chiaro che gli archivi sono stati già setacciati da eminenti studiosi, quindi non è semplice trovare, come dire, qualcosa di importante. Però almeno si rendono conto che spesso ciò che sul libro viene scritto non corrisponde sempre alla verità effettuale, direbbe un filosofo. Va bene, mi fermo qui, non voglio tirarla lunga, vi ringrazio veramente tutti, so che venite molti, venite da molto lontano, per questo vi ringraziamo veramente tutti. Ringrazio anch'io, è doveroso ringraziamento all'amministrazione comunale, perché si sa che per ottenere questi risultati c'è sempre un impegno economico importante, e quindi credo che bisognerebbe, come dire, farne di più di queste manifestazioni. Quindi grazie anche all'avvocato Colacino, che ha avuto l'idea qualche anno fa, che ha retto il comune fino all'anno scorso, quindi veramente grazie. Io credo che il territorio nostro, ma l'Italia tutta, il mondo intero, hanno bisogno di questo riappropriarsi di questa identità, anche perché viviamo in periodi di globalizzazione, quindi di omogeneizzazione e quindi di perdita, rimozione, amnesia delle memorie. Quindi è molto importante il discorso che stiamo facendo qui stasera. Grazie, mi scuso se sono stato un po' lungo. Una buona serata veramente a tutti. Prego. Grazie al presidente Martello. Iniziamo con le premiazioni. Tra le prime, per la premiazione io inviterei qui sul palco un altro consigliere comunale, Vincenzo Pagliaro, che ho visto prima qua. Vincenzo Pagliaro è presente? Vincenzo Pagliaro, ecco. Facciamo quindi premiare a un altro giovane consigliere del comune di Monte Santa Lucia, in questo caso la premiazione che farà appunto il consigliere Vincenzo Pagliaro sarà per la rivisitazione storica del Risorgimento italiano, appunto la terza edizione, e andiamo a premiare il terzo classificato, sezione ricerche, tesi e studi, che è stato conferito tra l'altro a una ragazza di Motta, Elena Mancuso. Presente Elena Mancuso?
Elena Mancuso, che per lo studio su le radici dei mali del sud, imparare dal passato per vivere al meglio il futuro. Con la seguente motivazione, ha evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza nei giovani meridionali sulla vera storia del sud. Quindi non vedo la Mancuso, però sarà a tua cura sicuramente poi presso la casa municipale di consegnare questo attestato. Grazie a te Vincenzo. Poi abbiamo invece la seconda classificata, e anche qui mi farebbe piacere che venisse un po' con un altro consigliere, Simona Rende. Sì. E in questo caso la consigliera Simona Rende andrà a premiare il premio conferito a Rosalinda Rosato, che invito a venire qui per la premiazione. Qui abbiamo la seconda classificata, sempre sezione ricerche, tesi e studi, per lo studio su E poi fu il Risorgimento, con la seguente motivazione. Racconto breve, scritto anche con termini ricercati, che fa rivivere il brigantaggio attraverso gli occhi di un adolescente che finirà fatalmente per morire in difesa del proprio territorio. Premia la consigliere Simona Rende. Grazie. Sempre giovane, sezione di ricerche ex aequo in questo caso, a Maria Gabriella Caria. È presente Maria Gabriella Caria, sì. In questo caso quindi chiamo qui, che è già sul palco, il Presidente del Consiglio, Luigi Perrone, per la premiazione. Maria Gabriella Caria viene premiata per lo studio su modernizzazione dei processi di coltivazione dell'ulivo e riproduzione dell'olio nella Calabria pre-unitaria. Con la seguente motivazione, ricerca ben articolata ed approfondita, il cui nucleo concettuale è tratto dall'opera di Grimaldi. Lo scritto è ben presentato e suscita interesse nel lettore. Premia il Presidente del Consiglio Luigi Perrone. Qui presenti abbiamo Giuseppe Scalzo, che con il cognato, che ieri sera ha rappresentato a San Vito sullo Ione proprio la figura del brigante Villella su un cortometraggio che accennavo prima nell'introduzione, che ringrazio perché assieme al cognato sono sempre presenti in queste manifestazioni in maniera del tutto gratuita, quindi meritano un doppio ringraziamento da parte mia, soprattutto da parte dell'amministrazione comunale. Quindi a questo punto passiamo alle premiazioni dei libri. Abbiamo Scalzo, vuole fare un saluto? Ti concediamo un minuto. No, ripeto, dobbiamo stare nei tempi, però è un piacere avere un tuo saluto. Buonasera a tutti. Intanto anche a nome mio vi ringrazio per la presenza, per essere qui. Ho visto che ci sono persone venute anche da fuori, da Gioia, da Napoli, c'è Gennaro De Crescenzo, c'è Carlo e altri. Insomma. Questo significa che questo premio è apprezzato, perché se viene gente anche da fuori regione vuol dire che ha un certo peso. Io però volevo puntualizzare anche un'altra cosa, perché questo cortometraggio che Francesco Barrancatella ha scritto i dialoghi, ma il progetto è di Giuseppe Scalzo. L'idea è mia, è nata tutta da una mia idea e da un mio progetto, però lui ha scritto giustamente, essendo molto più bravo di me in queste cose, essendo un giornalista, essendo un regista della RAI, ha scritto i dialoghi che sono bellissimi e io ho apprezzato, e quindi speriamo di poterli portare avanti e far conoscere a più gente possibile la storia di Giuseppe Villella, ma la storia anche del brigante in generale. Grazie, buonasera. Grazie a
grazie doppiamente e mi scuso con Scalzo se ho sollevato questo importante passaggio. Quindi grazie ancora una volta a te. E a questo punto passiamo invece alla premiazione dei libri e quindi un primo attestato di partecipazione va a Maria Russo. Maria Russo che mi ha comunicato di non poter venire per un imprevisto dell'ultimo momento. La premiazione per quanto riguarda Maria Russo per essere stata autrice del libro Visti aspettando il sole. Nella motivazione abbiamo, da parte della giuria, nel libro si racconta la breve storia di una famiglia del sud come tante, bistrattata dalla storia, dai governi post-unitari e dai politici locali, servi di potere centrale e dediti solo ai propri interessi personali, come il sindaco che fa morire nella seconda guerra mondiale un ragazzo che, con un banale certificato di famiglia, che lui non vuole rilasciare, non sarebbe partito per la battaglia in cui invece purtroppo rimarrà ucciso. Quindi facciamo un applauso anche vista l'assenza di Maria Russo. Quindi il professore Cefalì poi consegnerà. Poi abbiamo invece un attestato di merito per Luisa Matera, che chiamo qui ad avvicinarsi sul palco, mi pare che sia presente, per l'attrizio Ruffo. Il merito di questo libro è di aver riproposto ai lettori un libro scritto da Domenico Petromasi, protagonista diretto degli eventi, che racconta in modo preciso appunto le gesta del cardinale Ruffo e di tutti gli altri comandanti della famosa ripresa del regno dopo l'invasione francese, con la creazione della discutibile Repubblica Partenopea. Il libro di Petromasi ha il pregio di essere molto obiettivo nei giudizi e lucido nel racconto, anche quando è l'esercito realista a macchiarsi di reati contro la popolazione rea, di essersi schierata con i repubblicani o addirittura in un caso ingiustamente. È un libro importantissimo per divulgare il vero racconto di una spedizione gloriosa che spesso viene raccontata in modo artificioso nei libri di storia, completamente a vantaggio degli occupatori francesi e non dal popolo indigeno meridionale, autore di un'impresa senza precedenti e che probabilmente non si ripeterà più. Il libro è preceduto da un'ottima prefazione dei curatori e della ristampa, da leggere e quindi è divulgare. I premi consegnare al presidente della giuria. Prego, professore. Qui diciamo che la motivazione è molto più breve rispetto a quella, quindi è una sintesi di due righe su quelle 10 righe. Va bene. Se per la consegna così facciamo una foto, se vi girate verso... Forse neanche accorto. La vita, la passione, le paure, l'entusiasmo di un gruppo di persone a cui l'annessione al Piemonte non ha dato alternative, anche o forse soprattutto per la complicità con i conquistatori dei soliti profittatori ascari meridionali, una razza senza la cui estinzione il meridione non troverà mai il suo riscatto. Premia il componente della giuria Longo. Prego. Lo scattava.
questi a scattare. Ho detto zia. Sui bastioni di Capua sventolava ancora la bandiera di Francesco II. L'esercito era in sfacelo, le popolazioni in fermento ed incerte del domani. E a San Pietro, infine, faceva ritorno con la tunica a brandelli Domenico Fuoco. Il suo reggimento era sedato a Garibaldi ed egli era tornato nel paese natio col cuore in tempesta e nel suo tugurio, accanto alla vecchia mamma malata, alla quale mancavano le medicine e il vitto, fantasticava sul proprio avvenire che intravedeva fosco e penoso. Un giorno rompeva pietre sul ciglio della strada nazionale e il sindaco mise sotto sopra la di lui Stamberga e un messo fu mandato a chiamarlo. «Che cosa comandate?» disse Fuoco. «Dovete tornare al reggimento», gli fu risposto in tono risoluto. «Il mio reggimento si è dato a Garibaldi», soggiunse l'ex militare. «Il mio re è scappato a Gaeta. Vossignoria, mi lasci dunque in pace e rifletta che sono un povero diavolo e difetto di pane e di vesti». Le insistenze in seguito si fecero più vive e nel meriggio di una giornata di maggio, mentre l'infelice operaio sbocconcellava un tozzo di polenta, fu circondato, gli fu ordinato di partire subito e alle giustificazioni fu risposto con le busse. Girovagò affamato per la campagna, passando le notti nascosto nei fienili, e quando seppe che insultavano la sua madre derelitta, che un giorno l'avevano quasi trascinata asmatica e febbricitante nelle carceri di Mignano, gli occhi gli si iniettarono di sangue. «E per la Madonna! Non vogliono proprio smetterla di cimentarmi! Le sofferenze inflitte a quella vecchia me le pagheranno e finché non mi saprà assestare una palla ai lombi farò piangere anche Cristo!» E sventuratamente mantenne purtroppo la promessa. Autore, una breve motivazione della giuria sul premio. Attraverso gli occhi di uno straniero giunto in soccorso del regno delle due Sicilie vengono esaminati i fatti avvenuti nell'Italia centrale intorno al 1860. Vengono descritte le trame segrete attuate da Cavour utilizzando finti patrioti per inscenare inesistenti nuoti popolari, gli imbrogli di vari plebisciti messi in atto per annettersi legittimamente il territorio dello Stato Pontificio. E si scopre che la storiografia ufficiale non ha preso neppure in considerazione gli scritti della principale spia del servizio di Cavour, Curletti, in cui racconta tutte le nefandezze commesse in palese violazione del diritto. Così come non sono state prese in considerazione le lettere di cardinali che indicavano al Delagrange le attività politiche segrete che il Piemonte stava mettendo in atto per conquistare lo Stato Pontificio del Regno delle Sicilie. Tutto quello che non permetteva di costruire la favoletta del Risorgimento è stato occultato per 150 anni, compresi i furti compiuti da Savoia nei territori occupati. Facciamo fare la premiazione alla dottoressa Barbara Carullo, consigliera comunale, dicevamo, del comune. Grazie. La pratica costante della manipolazione dell'informazione, alla quale spesso e volentieri facevano ricorso i rivoluzionari piemontesi, è confermata da Max Smith, il quale dedica una corposa e indulgente biografia al conte di Cavour, che di queste operazioni era l'astuto e insuperabile regista. Adottò quella che chiamava la corretta pratica di sussidiare i giornalisti e veniva talvolta impiegato denaro attinto ai fondi della polizia segreta per pagare i giornali. Il grande storico inglese, allo scopo di ammorbidire il giudizio un po' troppo tagliente, usa il termine occasionalmente, facendo intendere che Cavour abbia fatto ricorso alla corrotta pratica soltanto in circostanze particolari e di estrema gravità. E invece, soltanto qualche pagina appresso, rincara pesantemente la dose. Negli anni 1857-59 dozzine di articoli scritti per lo più da Farini e Artom furono piazzati su giornali stranieri e le loro minute indicano che Cavour ne sorvegliò personalmente la stesura. Essi comparvero soprattutto in Francia e in Inghilterra, ma anche in Spagna, Germania e Svizzera.
La mistificazione dell'informazione, dunque, in un'epoca in cui cominciavano a diffondersi i quotidiani, fu un'azione ricorrente messa in campo da chi aveva tutto l'interesse a deformare la realtà dei fatti. E il tutto era così abilmente orchestrato dal sistema di controinformazione che una notizia, sia pure spudoratamente falsa, rilanciata in grande stile e in bella evidenza dai giornali dell'epoca, finiva per essere considerata vera ed inequivocabile. E così lo scopo era brillantemente conseguito. Ecco perché Lord Henry Wellesley, conte di Crawley, ambasciatore inglese a Parigi, giudicava Cavour un personaggio infame, un politico senza principi che aveva distrutto la propria reputazione agli occhi di ogni uomo onesto. Oh, me lo siamo portato tre, eh. La terra di libro d'Inghilterra contro il regno delle due Sicilie, libro molto interessante con il racconto dei sorterfugi escogitati dagli inglesi nel finanziamento e preparazione della spedizione dei Mille. Le ricerche di archivio seguite hanno permesso di scoprire i movimenti delle navi inglesi intorno alla Sicilia, onde fungere di via di fuga per Garibaldi, qualora le cose fossero andate male. Inoltre si dimostra la partecipazione all'invasione con appoggi logistici relativi alla fornitura di armi degli Stati Uniti e della Grecia, per non parlare dell'appoggio dell'operazione da parte della Francia. Insomma, contro il Regno delle Sicilie si scatenò un attacco mondiale, simile a quello organizzato 150 anni dopo contro la Libia di Gheddafi, a cui il regno non avrebbe probabilmente potuto opporsi anche senza tutti i tradimenti che ne determinarono la disfatta militare. Da Libro emerge anche come la verità sulla spedizione dei Mille si è cominciata ad emergere grazie all'esame dei documenti inoppugnabili degli anni 60, e si rimane sbigottiti di come la storiografia ufficiale e le istituzioni di questo paese continuano a prendere in giro intere generazioni di giovani studenti italiani. Complimenti. Questa dimensione viene fatta dal presidente della giuria, professore Martello, però io ci terrei ad un suo messaggio, magari con riferimento storico, ma un messaggio attuale per i giovani. Grazie alla giuria per il conferimento del premio, premio a cui ho partecipato grazie all'interessamento del mio vulcanico amico Lario Saltarelli. Questo libro in effetti non è altro che la proiezione di una tesi di laurea da me redatta nel 1997. Mi appassionò talmente e andai in Inghilterra a prendere il materiale di prima mano che portai subito a casa. Per quanto riguarda i giovani, è una cosa che faccio ogni volta che mi invitano a scuola, qualche volta, proprio per dire che non bisogna fermarsi ai libri di testo, a quello che ci hanno propinato da 150 anni a questa parte. Bisogna scavare nel fondo e vedere tutto da un altro punto di vista. Non so chi conosce il film L'attimo fuggente, quando l'insegnante invita gli alunni a salire sulla cattedra dall'alto per vedere le cose in maniera totalmente diversa. Più o meno nelle scuole bisognerebbe fare questo. Io ho insegnato tedesco, però purtroppo, fortunatamente mi trovavo spesso a parlare di storia perché vedevo che i miei colleghi ne masticavano molto poco, oppure si attenevano, e che voi da amico, si sta scritto sul libro, e finiva là, non davo nessuna motivazione agli alunni. Se qualche volta, per esempio, leggevo loro qualche pezzo di Ferdinando Russo, rimanevano estasiati, a bocca aperta, dicevano queste cose nessuno ce le dice, perché? Quindi io invito gli insegnanti, se qualche insegnante è presente, ad andare a fondo, a fregarsene dei libri di storia, dei programmi, a sentire quella loro coscienza detta loro, e coinvolgere gli alunni, perché se gli alunni vedono, i giovani vedono
una passione nell'insegnamento, un fervore, un fuoco, questo fuoco si trasmette direttamente a loro. E allora a loro volta da grandi lo trasmetteranno ai loro figli e ai loro alunni. Io mi rendo sempre disponibile ad andare a scuola. Se volete, non c'è problema, invitate, sarò felicissimo di venire a dire qualcosa ai vostri alunni. Sono particolarmente contento perché questo libro, oltretutto, di questo libro c'è cioè, anche la seconda edizione, ampliata, perché ho scoperto anche altre cose. Per esempio, nessuno sa, e nessuno ci ha detto mai, che uno dei capitani delle due navi inglesi che proteggevano lo sbarco di Garibaldi a Marsala era un suo amico. Già si conoscevano dal 1846 in Uruguay, quando facevano le cofecchie a danno degli sudamericani e poi un combattente per la libertà. Quindi si scoprono sempre bugie di cui da 150 anni che questa parte ci hanno invito la testa. Ed è ora di smetterla, ed è ora di che finalmente la verità venga sbandierata. Grazie. Aspetta, metti vicino al presidente per la stampa, no? I detenuti erano ammassati in celle di 2 metri per 6, in cui su 8 pagliericci dormivano sistemati a cucchiaio 20 prigionieri con un pezzo di legno per cuscino. Non era consentito l'uso di scope, secchi e ramazze, sapori asciugamani non venivano forniti, per cui un uomo condannato per il debito di una sola guinea rimaneva in quel miserabile luogo per 40 giorni senza mai cambiarsi d'abito e senza mai potersi lavare. Quando al mattino si apriva la porta, il tanfo e il caldo soffocante che ne uscivano facevano rivoltare lo stomaco perfino a un cavallo. Qualcuno contraeva la scapia e non essendovi controllo sanitario alcuno se la teneva e la passava agli altri. Nel 1850, proprio lo stesso anno in cui Mr. Gladstone viene in visita a Napoli, le condizioni penitenziarie in Inghilterra non erano per niente migliorate rispetto al passato. Complimenti. Il visitatore raccontò che nel carcere di Hillsborough Street Compton, legati in celle buie dove a malapena c'era spazio per stendersi, i prigionieri erano costretti a esplicare i loro bisogni naturali ognuno alla presenza degli altri. Una tana di sudicia promiscuità nella quale persino un animale selvatico si sarebbe rifiutato di entrare. In un'atmosfera di squallore e di degrado assoluto, una larva di donna teneva attaccata a un seno sudicio un bambino dal viso ancora più sudicio. Qua e là un occhio nero, un viso tumefatto, esseri miserabili, ma comunque uomini con sentimento e raziocinio, condannati a trascorrere giorno dopo giorno, in quel modo del tutto nauseante, i 2/3 della loro vita. Solo quanto succedeva nelle carceri borboniche e non l'arretratezza delle colonie penali britanniche lacerava l'animo del povero gentiluomo, rappresentante politico di una civilissima nazione nella quale il solo vivere senza mezzi di sostentamento era considerato un crimine e l'assistenza pubblica si manifestava sotto forma dell'internamento degli indigenti nelle workhouses, le case di lavoro forzato, dei veri bagni penali dove il nutrimento era quasi inesistente, ogni giorno una zuppa d'avena e una crosta di pane. La disciplina era inesorabile, il rispetto veniva assicurato a colpi di canna. Massimo esponente di una civiltà modello nella quale si poteva essere condannati solamente per aver chiesto l'elemosina o per aver dormito all'aperto e in cui addirittura l'incesto non sarà considerato reato fino al 1908, dove i padri potevano legalmente fare sesso con le loro figlie tredicenni e per non essere condannati affermare che esse non si erano difese abbastanza energicamente. Le condizioni di detenzione nel Regno delle Due Sicilie, delle quali parlò solo per sentito dire da coloro che erano interessati a che quelle prigioni e quelle catene non ci fossero più, dai suoi amici liberali e dai cospiratori antiborbonici, cioè, scandalizzarono l'acuto censore delle altrui pecche, che fingeva di ignorare la drammatica situazione del suo paese, dove di lì a poco, con il Prison Act del 1856, saranno stabilite per le prigioni delle regole ancora più dure, incoraggiando persino le percosse con la sferza e le frustate con il gatto a 9 code.
Ma i Borbone, la negazione di Dio, secondo il puritanissimo inglese, il quale non si faceva scrupolo che in India i suoi scagnozzi legassero magari in un fascio con la moglie e i figli gli indigeni ribelli alle bocche dei cannoni e dessero fuoco alla miccia, i Borbone, dicevamo, i tiranni per antonomasia, avevano ben altro modo di far giustizia. Altre leggi avevano, altri metodi, altre misure. Durante tutto il regno di Ferdinando II nessuna sentenza capitale comminata per motivi politici fu mai eseguita. Furono tutte tramutate in carcere, quando i condannati non furono addirittura graziati. Ci fu una sola condanna a morte eseguita, quella di Agesilao Milano, un militare che attentò la vita del re durante la parata al campo di Marte, proprio dove oggi sorge l'aeroporto militare di Capodichino. Di questa costante tradizione della diplomazia britannica scriverà il giornale statunitense New York Sun nel suo numero del 19 settembre 1903. Quando l'Inghilterra e il popolo inglese accusano qualcuno di un delitto che essi stessi commisero, bisogna suonare le campane di allarme. Soprattutto quando parlano di moralità, vuol dire che c'è qualche annessione in vista. E di moralità l'Inghilterra aveva solo da apprendere dal Regno di Napoli. Infatti già con la convenzione del 14 febbraio del 1838, periodo in cui il sensibile Gladstone, la cui famiglia peraltro si era arricchita con il commercio dei negri africani, sosteneva la necessità della schiavitù nelle Indie occidentali, il Regno delle Due Sicilie si era obbligato a combattere con le armi se necessario e con denaro pubblico la tratta degli schiavi. Fino alla conclusione della guerra di secessione, invece, il commercio negriero fiorì anche e soprattutto grazie alla civilissima Inghilterra, nei cui porti i prodotti che giungevano dall'America venivano pagati con materiale destinato alla cattura di uomini e donne sulle coste africane, dove dette navi puntavano prima di ritornare in America cariche di merce umana. Circa due anni fa. Beata a te. Ho fatto la maturità circa due anni fa e portando, c'era ancora la tesina, sono stato l'ultima generazione, portando la tesina mi sono reso conto, ho portato ancora ricordo l'ars dicendi dei dittatori, mi affascinava molto il saper parlare di queste persone, diciamo, totalitarie. Mi sono reso conto che, come diceva il Signore, ci sono vari aspetti, vari testi di libro che indicano vari aspetti e cose molto diverse. Quindi poi l'alunno è costretto a farsi un'idea propria, è proprio